Buonasera ai lettori di Resto del Calcio. Quest'oggi incontriamo Roberto Palumbo, attaccante della Puttolana 1902, formazione militante del campionato d'eccellenza Campania. Buonasera Roberto. Ciao, ciao a tutti. Roberto, per un calciatore, ho intervistato molti calciatori, sia professionisti che dilettanti, tutti dicono la stessa cosa: è durissima non avere il contatto con i compagni, è durissima non allenarsi sul campo, perché chiaramente c'è una differenza enorme tra allenarsi a casa, magari con un programma stabilito dai prof, e un conto è allenarsi con i compagni sul campo, magari provare schemi, magari provare giocate. È un qualcosa di nuovo per tutti. Come Sì, hai sì, sì. No, affrontato? io sono pienamente d'accordo con loro. Sono pienamente d'accordo con loro, è la cosa che manca di più. Per quanto potessimo fare a casa, comunque non è la stessa cosa. E poi vivere lo spogliatoio, la quotidianità, ecco, è ciò che mi è mancato di più. Certo. Roberto, penso per te, pure prima del lockdown, la stagione si poteva ritenere sicuramente soddisfacente, sei stato uno dei trascinatori. È chiaro che eri il terminale offensivo di questa squadra, un calciatore comunque importante, non sono certo io a doverti presentare, quindi tanti conoscono quella che è stata la tua carriera. Ti aspettavi un rendimento tuo e un rendimento anche della squadra di questo tipo? C'erano già le premesse o è stato un qualcosa che poi l'avete riscoperto, l'avete scoperto man mano che si giocavano le partite? Allora, intanto ti ringrazio per le belle parole. Poi niente, allora, noi abbiamo iniziato sicuramente con degli ottimi propositi questa stagione, perché comunque cercare di arrivare tra le prime cinque era quello che c'era stato chiesto a inizio stagione. Poi chiaramente avevamo un allenatore che è risaputo da tutti, era tra i top nella categoria. La Certo. squadra era stata formata comunque da buonissimi giocatori. Chiamiamola fortuna è stato il fatto che comunque si è formato un ottimo gruppo che si è subito amalgamato e poi unendo le qualità di ogni giocatore, comunque insieme al gioco, voglio dire, è diventato tutt'uno e questo si è manifestato ogni domenica. Tanto è vero che siamo stati per tantissime giornate primi in classifica, comunque io ho avuto un ottimo rendimento, ma questo è dovuto comunque tantissimo ai miei compagni, perché da solo no, sicuramente non raggiungo determinati obiettivi. Quindi, ecco, secondo me questo è il succo, diciamo, del bellissimo percorso che abbiamo fatto fino a febbraio. Certo. Roberto, in questa fase di lockdown tanti ragazzi hanno avuto modo chi di ripensare un po' alla propria carriera, chi magari pensare al futuro. Da questo punto di vista, per quanto riguarda quella che è stata la tua carriera, c'è un momento particolare che ti porti dentro, un momento che probabilmente ricorderai anche quando appenderai gli scarpini al chiodo, un momento speciale. Ma non lo so, guarda, io ho avuto modo di riflettere in questo periodo, sicuramente. Anzi, sfido chiunque a dire che non l'abbia fatto. Però ti ripeto, io alcune scelte che ho fatto, sicuramente se potessi tornare indietro non le rifarei, ecco. Virerei su altre scelte, ecco. Sicuramente mi mangio le mani. Poi ci sono tantissimi momenti belli che ho vissuto, che vorrei rivivere, ma purtroppo, ecco, rimangono sicuramente nel mio cuore e nella mia mente. Niente, questo è quanto. Però ti ripeto, sono contento di quello che ho fatto. Ho vissuto dei momenti straordinari, ho vinto qualche campionato, sono stato in piazze, ho giocato in piazze stupende, bellissime, dove il calore della gente era il valore aggiunto alla squadra. E ti ripeto, sono contentissimo di quello che è stato fino adesso. Certo, ti stuzzico ancora. Potresti fare qualche nome di qualche piazza che ti ha. Perché ho notato che sei stato molto vago. Non so se è voluta o meno questa cosa. Quando hai parlato di bei ricordi, Dimmi. chiaramente ci sono delle piazze in particolare. È chiaro che un calciatore da ogni No, ma esperienza si io porta ovunque dietro sono qualcosa. stato. Sì, no, però ovunque sono stato. Io per esempio mi ricordo benissimo la prima annata in Serie D, dove fui all'esordio in Serie D, sono stato capocannoniere del girone Sì. ed è stato bellissimo perché partivamo con tantissime difficoltà e invece siamo finiti
settimi, se non sbaglio, quell'anno, contro ogni pronostico, voglio dire. Poi ho bellissimi ricordi a Siracusa, dove ho vissuto per la prima volta in campo un'emozione fortissima, perché comunque giocavamo davanti a 7.000 persone, partite importanti, playoff, voglio dire, con una squadra fatta di giocatori veramente forti. E da lì per me è stata una continua ascesa, ogni anno sempre meglio, sempre più bello è stato. Pure a Nocera sono stato benissimo, a Caserta, ne ho di bei ricordi, ecco. Ho vinto il campionato ad Aversa davanti a tantissime persone, sempre con una squadra fortissima, dove con me giocava Ingenito, ecco. Quindi voglio dire, ho dei bei ricordi, ne ho tanti nella mente. Certo. Roberto, guardando un po' quella che è la situazione che sta attraversando un po' il calcio italiano, diciamo che probabilmente la Serie A si farà in tutti i modi per farla ripartire. Sembra che finalmente hanno trovato qualche intesa sul protocollo. Chiaramente dei dilettanti si parla sempre forse troppo poco. Si è parlato di far ripartire Serie A, Serie B e Serie C, però ogni volta che leggo commenti o ascolto qualche dirigente che ne parla, sembra quasi che i dilettanti si siano rassegnati, insomma, per certi versi, a considerare finita questa stagione. Che idea ti sei fatto? Mi dispiace perché comunque ci chiamano dilettanti, però pratichiamo questa professione come professionisti, Sì. perché comunque ci alleniamo 6 volte a settimana, facciamo trasferte, giochiamo la domenica negli stessi orari, cioè viviamo questa professione come professionisti, ma non siamo tutelati e valorizzati come loro, voglio dire. Questa cosa mi Certo. dispiace perché non è giusto. Cioè, io sono stato nei professionisti e ti posso dire che non cambia nulla. Non cambia assolutamente nulla. Ci sono le stesse pressioni se giochi in una piazza importante come Pozzuoli, c'è la stessa tensione, la stessa emozione se vinci o perdi una partita. Ti ripeto, non cambia veramente nulla. Cambiano piccole sfaccettature sicuramente, ma voglio dire comunque. Fa il calciatore a tutti gli effetti anche in queste società, ecco, di eccellenza o Serie D. Certo. Questa cosa mi dispiace. Poi chiaramente la Serie A, la Serie B sono categorie a parte dove ci sono introiti diversi e quindi chiaramente gli interessi cambiano. Però voglio dire, comunque siamo anche noi esseri umani, anche noi lavoratori e dobbiamo portare il pane a casa, come si dice. Quindi mi dispiace che ci siano queste differenze, questa discriminazione, ecco. Certo. Roberto, di quest'anno quale momento conservi con particolare affetto? Il primo gol, la prima vittoria? Che cosa ti resta, ti è rimasto di questa stagione a metà, insomma? Ma guarda, io ero felicissimo di vivere la quotidianità con la mia squadra. Sono andato al campo ogni giorno con la passione di quando avevo 18 anni, ecco, quindi questo è quello che mi manca, soprattutto, ecco, di quest'anno. Poi abbiamo vissuto, ti ripeto, un'annata stupenda, abbiamo giocato partite favolose davanti a 2.000 persone e non era cosa da poco in questa categoria. Questo è quello che mi manca veramente. Poi il far gol sono cose che comunque fortunatamente, tra virgolette, ho sempre vissuto e quindi diciamo è la cosa che mi manca di meno. Però è proprio la quotidianità, capito? Il fatto di andare al campo, questo, e le giornate passate insieme ai miei compagni che ho sofferto di più. Certo. Roberto, ti faccio una domanda da bruciapelo. La Fragolese era così tanto più forte di questa Pudolana? No. No, ti rispondo subito. No, perché è vero, noi li abbiamo affrontati 4 volte, togliendo la seconda di campionato, le partite in Coppa Italia e il ritorno in campionato. Penso che la Pudolana, il ritorno in campionato meritavamo sicuramente, secondo me, di vincere. E credo che l'abbiano detto in molti vedendo la partita. E mentre il ritorno, allora, l'andata di Coppa Italia fu una partita equilibrata e va bene, quindi 0-0. Il ritorno, secondo me, fummo più ingenui. Non gestimmo bene le situazioni di gara e commettemmo degli errori sicuramente evitabili.
loro avevano dalla loro molta più esperienza, sicuramente, che è venuta fuori in quella partita. Però se ti devo dire che erano più forti di noi, no, assolutamente. Io penso che i miei compagni siano il top in questa categoria, ecco, nessuno escluso. Io ero veramente felice di giocare con ognuno di loro. Certo. Roberto, per il futuro, al di là di restare o meno a Pozzuoli, qual è la tua idea? L'idea è di continuare a giocare? Ti chiedo questo perché sì, sicuramente ci avrei fatto un pensiero a valutare che cosa fare in futuro, alla luce pure di questa stagione straordinaria che è stata, metà stagione tra l'altro, più o meno. Sì. Qua, diciamo. Allora, ti spiego. Io allora, l'annata prima di Pozzuoli non ho vissuto una bellissima annata. E qualcuno ha anche vociferato che comunque non stavo benissimo, che era un punto interrogativo. Hanno messo parecchie domande, diciamo che mi hanno un attimo toccato queste cose. Invece l'annata con la Pudolara per me è stata una sorta di rivincita. Mi sono tolto un bel po' di sassolini dalle scarpe e sono orgoglioso di questo. Poi pensare di smettere assolutamente, perché mi sento il ragazzino che sono, io mi sento benissimo. E quindi voglio assolutamente fare ancora meglio e ripetermi sicuramente l'anno prossimo, e sperando che i campionati riniziano nella normalità, ecco, perché comunque certo, questo è un periodo difficile che stiamo vivendo e che speriamo tutti quanti finisca presto. Certo, ti sei fatto un'idea di come potrebbero ripartire questi campionati? Perché si parla addirittura di calciatori con le mascherine, sembra una cosa assurda. Perché no, poi tra l'altro non si può giocare, se non si può correre con la mascherina, figuriamoci giocare a calcio. No, per me è impensabile con la mascherina, guarda. Cioè, è uno sforzo in più, come si fa a respirare? Pensa a uno scatto e dopo di recuperare lo scatto con la mascherina. Cioè, ce la ingoiamo la mascherina a bocca aperta praticamente. Certo, no, no, è impensabile, infatti. Io non lo so che verrà fuori, però giocare con le mascherine mi sembra un po' eccessivo. Roberto, si è parlato pure in questa chiacchierata, abbiamo parlato di quello che può essere il futuro, abbiamo parlato delle difficoltà che il calcio dilettantistico da tanti anni ormai affronta. Diciamo che i problemi del calcio dilettantistico non è stato di certo il coronavirus a farli venire fuori, c'erano già prima, probabilmente il coronavirus li ha fatti soltanto emergere in maniera più forte. E questo sì, te lo chiedo, ti faccio questa riflessione perché pensavo a quello che sarà l'anno prossimo. Ci sono tante realtà che già adesso dicono che con grande fatica ripartiranno, molte altre dicono che probabilmente non ripartiranno più, perché chiaramente gli sponsor vengono meno, si dice che si deve giocare a porte chiuse. Se si dovrà giocare a porte chiuse per diverso tempo, capirei benissimo come nei dilettanti, ma anche nella stessa Lega Pro, senza tifosi, senza la possibilità di avere un introito che è quello del botteghino, che solitamente in queste categorie fa molto la differenza, soprattutto nelle piazze importanti, diventa anche una cosa difficile strutturare poi una squadra, strutturare una società. Quindi inevitabilmente sì, molti calciatori dicevano anche noi stessi, noi calciatori, noi allenatori dovremmo fare dei sacrifici. Quindi magari se l'anno prima si viaggiava a determinate cifre, è chiaro che il momento storico mette di fronte agli addetti ai lavori anche questa nuova realtà, che è una realtà economica che sarà difficile. Quindi, come giustamente sottolineavi prima, servono anche tutele da questo punto di vista, perché è vero che ci saranno meno, circoleranno sempre meno soldi, ma è giusto che devono esserci ancora più tutele probabilmente, perché quel poco che circolerà dovrà essere garantito maggiormente rispetto al passato. Ma io sono pienamente d'accordo con te, purtroppo ti ripeto, in queste categorie, nonostante ci facciano fare la vita del professionista, purtroppo ci sono pochissime tutele, questo sicuramente va a discapito nostro. A me dispiace tantissimo, anzi mi auguro che si trovi una soluzione al più presto possibile, perché non se ne può, cioè, per chi ha famiglia come me diventa veramente difficile non garantire alla mia famiglia una certa solidità. Poi quello che verrà fuori non so cosa ci aspetta, perché sicuramente le società, i vari presidenti e quant'altro avranno delle difficoltà da affrontare, però guarda, non so proprio cosa aspettarmi, anzi mi reputo un fortunato perché comunque quest'anno ho fatto bene, quindi quantomeno certo, mi aspetto qualche chiamata, ecco, va bene egoisticamente parlando, sì. Però
Ma sono certo, sono sicurissimo che l'anno prossimo ci saranno mille difficoltà per chi ha vissuto un'annata diversa dalla mia, per i presidenti che hanno avuto annate, diciamo, ambigue, diverse. Per esempio, la Pudolana ha vissuto un'annata importante, quindi sicuramente sarà diverso. Ma una squadra che ha giocato per i play-out, per Magari salvarsi, retrocessa, sì. sicuramente. Ho capito, sicuramente l'anno prossimo si trova veramente con l'acqua alla gola, se no non partire proprio, capito? Certo. Anche i giocatori, lo stesso discorso, voglio dire, comunque una cosa è fare un'annata importante e riproporsi poi l'anno prossimo, è una cosa magari fare un'annata ambigua e dopo ritrovarti l'anno successivo che ci sono pochissime chiamate o zero. E questa cosa qua è ritorni poi allo stesso discorso che non sei tutelato, che non hai i contratti, che non hai. Ritorni sempre a quello, perché un giocatore che ha come la Serie A 4-5 anni di contratto dice sbaglio un anno, l'anno prossimo proprio posso, ho almeno l'opportunità di potermi rifare. Invece nei dilettanti non sei tutelato, non sei tutelato in niente. E se fai bene un anno a posto puoi continuare, se invece sbagli l'anno in corso ti trovi in difficoltà l'anno dopo, c'è un esame ogni anno. Questa è un'altra Certo. forma di tutela che in Serie D o in Eccellenza non c'è, oltre all'aspetto economico che è fondamentale. Certo. Roberto, parlando di calciatori che hanno reso bene, tra questi c'è anche ovviamente tuo fratello. Che emozione è stata giocare insieme a lui? È stato anche positivo il suo rendimento. Ricordo che quando l'ho intervistato, lui mi ha detto: io guardo molto a Roberto come modello per potermi confrontare con i compagni, come, diciamo, come un modello da seguire. Quindi è stata probabilmente un'emozione particolare giocare con lui, proprio perché forse sapevi che lui ti guardava con un occhio particolare. Ma sì, ma io ne ero certo, sapevo che comunque per lui lo sono sempre stato, nel senso che comunque lui ha fatto sempre riferimento a me, ha sempre provato ha sempre voluto giocare a calcio e comunque il punto di riferimento in questo mondo sono sempre stato io. È stata però una bellissima esperienza, ti ripeto, perché comunque abbiamo trovato un ambiente, parlo dello spogliatoio, ma come della città, un ambiente Certo. solido, vicino, che ci ha sempre capiti e apprezzati perché comunque amiamo quello che facciamo. Poi i risultati sicuramente ci hanno agevolato a far sì che comunque non pesasse, tra virgolette, il fatto che fossimo fratelli, ecco. Perché io non ti nego che all'inizio ero scettico al riguardo, poi comunque ho accettato la sfida ed è andata bene. Certo, è chiaro che poi quando soprattutto c'è uno dei due fratelli più giovane, capita che magari si dica: ok, lui ha giocato insieme al fratello, ma perché c'era Roberto, quindi magari è stato bravo anche Vittorio Ma a ci sono dimostrarlo state sul queste campo. voci, ci sono state, anche tra di noi allo spogliatoio, qualcuno l'ha pensato, qualcuno l'ha manifestato, non te lo nascondo, però noi dovevamo semplicemente isolarci da tutte queste voci e pensare soltanto a giocare, perché Certo. poi era quello la nostra forza, se avessimo fatto bene sicuramente nessuno avrebbe parlato. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma sia nei comportamenti che nel calcio giocato, ecco, cercavamo di essere più semplici possibile, voglio dire. Se qualcosa non andava bene la manifestavo, come la manifestava lui, basta, cercando di essere semplicemente noi stessi. Poi se qualcuno la pensava male o pensava che Vittorio giocava semplicemente perché era il fratello di Roberto, questo mi dispiace, ma sono problemi loro, di queste persone, voglio dire. Però credo che comunque Vittorio con le prestazioni abbia dimostrato Sì, tutt'altro, voglio dire. sì. Sia un giocatore sicuramente affidabile. Quindi, l'ha dimostrato e questa è stata la sua bravura, la sua forza. Certo. Roberto, in chiusura ti volevo chiedere che idea ti sei fatto di queste novità che ci sono state all'inizio di questa emergenza. La Pudolana ha annunciato diverse novità, sono entrate nuove figure societarie, è entrato in società una persona che tu prima hai menzionato, una persona che conosci, hai avuto modo di parlare anche telefonicamente con loro? C'è stato un confronto? Sì, no, appena sono stati annunciati c'è stato un contatto con tutti
tutti nuove persone, tutte queste nuove persone, Checco, il direttore, il mister Chietti, Porta, Sessa, sono state persone che comunque si sono presentate, diciamo così, anche se telefonicamente, ma si sono presentate. Questo è stato apprezzato da tutti quanti. Poi chiaramente loro vogliono vivere il campo come noi, ma non è possibile in questo momento. E niente, però vabbè, io con Ingenito ho avuto un bellissimo rapporto ad Aversa, conservo tuttora e gli sarò sempre grato perché ho cercato di rubare il mestiere l'anno che abbiamo giocato insieme, quindi quell'anno non lo dimenticherò mai. Quindi, anzi, per me è sicuramente un punto di un riferimento nel mondo del calcio. Ecco. Certo. Ti ringrazio Roberto, sei stato gentilissimo. Salutiamo chiaramente tutti, diciamo, i lettori di Resto del Calcio, salutiamo i tifosi della Puteolana che senza dubbio seguiranno questa intervista, anche perché quest'anno hanno avuto modo di apprezzarti come calciatore, come comportamenti, anche quindi come uomo in campo. Quindi probabilmente ci sarà anche grande attesa nell'ascoltarti, nel vedere come hai vissuto questo momento, perché tanti tifosi, come dicevi tu, il calciatore aspetta con ansia, però probabilmente molti tifosi, soprattutto in piazze come Pozzuoli, aspettano ancora di più, sentono ancora di più la mancanza della loro squadra. Sì, quella è una città che vive di calcio, la conosco benissimo e ci hanno dimostrato che ci sono sempre stati vicini, ci tenevano tantissimo e ti ripeto, anche quella, ecco, la loro vicinanza si è fatta sentire. Gli saremo sempre grati perché è stata un'annata bellissima e spero di riabbracciare il Conte e tutti i tifosi il prima possibile. È tutto qua. Sono stato felicissimo di fare questa intervista, ecco, di manifestare tutto l'orgoglio di vestire quella maglia. Ti ringrazio ancora Roberto e ti auguro una buona serata. Ciao Luigi, buona serata, ciao a tutti.